Ciao a tutti, ciao a tutte voi, benvenuti, bentornati a questo terzo incontro di questo miniciclo intitolato Messages in a Bottle. Che cos'è Messages in a Bottle per chi avesse perso le puntate precedenti? È una carrellata di figure prese dalla grande letteratura che ci hanno raccontato i rischi ma anche le potenzialità della condizione di questo di reciproco isolamento in cui anche adesso siamo stati improvvisamente catapultati con la pandemia. Ed è proprio però a partire da queste situazioni estreme di isolamento, come quella che stiamo vivendo in questo momento, che la grande letteratura ha saputo raccontarci limiti ma anche le sfide della condizione moderna e articolare appunto diverse concezioni di libertà. Le figure che sono state scelte in questa prima edizione appunto del ciclo ci consentiranno non soltanto di riflettere su quelle promesse di liberazione individuale che hanno scandito e scandiscono ancora oggi la storia del capitalismo, ma anche e soprattutto ci consentono di riflettere su quelle forme di emancipazione comune che sono capaci di nuovi legami di solidarietà dentro e speriamo anche oltre la pandemia. Protagonista di questa serata sarà il testo di Jacques Rancière, Il maestro ignorante. Tra l'altro abbiamo appunto anche l'illustrazione di Alessandro Serra, che appunto con un suo disegno in qualche modo ci dà un'idea di quelli che sono i concetti fondamentali. Ma non voglio anticiparvi molto. Qual è la lezione provocatoria dei maestri ignoranti? Insegnano di non aver nulla da insegnare, perché riconoscono le uguaglianze delle intelligenze che sono coinvolte in una relazione pedagogica. Il tutto ci sarà presentato attraverso le letture di Beatrice Delbò e Alessandro Rizzi. Commento e critica ai testi invece sono di Leonard Mazzone, assegnista di ricerca in filosofia, politica e sociale all'Università di Milano Bicocca. Montaggio audio e video invece le immagini sono a cura di Federico Frascherelli. I testi, come vi dicevo appunto di riferimento, sono appunto il testo di Rancière, Il maestro ignorante, e anche appunto Si emancipi chi può, di Leonard Mazzone, tratto da Alagna e Mazzone, Superficialismo radicale, soggetti, emancipazione e politica. Il tutto comunque lo troverete sul nostro sito. Buon ascolto a tutti voi. Grazie. Qualche giorno fa sono stato a trovare un amico che non vedevo da tempo. Oltre a riscoprire il piacere delle piccole cose, come, che so, salire su un treno, ammirare il paesaggio dal finestrino, dicevo, oltre a riscoprire il piacere delle piccole cose che scandivano la quotidianità prima che il virus potesse renderle straordinarie, ho ascoltato un racconto che forse offre la miglior premessa per questo incontro. Prima di ogni dotta citazione. La figlia di questo mio amico non aveva fatto altro che riportare una favola sulla trasformazione di una persona in farfalla, una favola che le era stata raccontata da un adulto. Solo che quella bambina aveva creduto a quella storia, quando il papà aveva tentato di spiegarle che le persone non possono trasformarsi in farfalla, quella bambina aveva risposto che ogni volta che sfatiamo una storia, uccidiamo una parte delle persone che in esse avevano creduto. Riprendo questo aneddoto non per fare l'apologia di ogni storia, con buona pace degli amanti del postmoderno, ma solo per ricordarci che non possiamo fare a meno di certe storie per poter vivere, anche nella nostra vita adulta. A volte sono storie reali, vissute da altre persone, a infonderci il coraggio necessario a tessere a modo nostro quella matassa tragicomica di eventi di cui spesso rischiamo di diventare spettatori impotenti e che fa parte della nostra esistenza, soprattutto quando in gioco ci sono storie collettive come quella che stiamo tentando di scrivere a Torino con Comunet Officine Corsare, nel bel mezzo di una pandemia. La storia che proverò a raccontare questa sera non ha a che vedere con la libertà solitaria di Robinson, né con il desiderio lasciato a se stesso di una libertà radicalmente alternativa covato dal conte di Montecristo.
riguarda invece un principio e una prassi educativa che fa letteralmente a pezzi una delle equazioni più stupide, autoassolutorie e masochistiche a cui il neoliberalismo ci abbia abituato in questi ultimi decenni. Sto parlando della diffusa convinzione secondo cui la liberazione sarebbe sempre e soltanto un sinonimo di emancipazione. Possiamo liberarci da soli dalle innumerevoli frustrazioni e umiliazioni quotidiane che scandiscono la nostra vita. Se il capitalismo, inteso come forma di vita capace di plasmare la nostra relazione con il mondo naturale, il mondo sociale, gli altri, e addirittura con il mondo riflessivo, con noi stessi, oltre che un certo modo di produrre, ebbene, se il capitalismo vince, è anche perché disgiunge sistematicamente le occasioni quotidiane di liberazione da ogni progetto di emancipazione collettiva. Ebbene, il protagonista della storia che ripercorreremo insieme questa sera non fa che ricordarci in continuazione il calco rovesciato di questo gioco di prestigio, perché non c'è esperienza che sia più faticosa, a tratti addirittura estenuante ed esigente, dell'emancipazione. Come ci ha insegnato il Conte di Montecristo, per emanciparci dobbiamo in qualche modo avere a che fare con compagni. Compagni sono coloro che sono disposti a concepire la propria libertà in relazione sinergica, anziché antagonistica con quella degli altri. Anziché finire dove comincia quella degli altri, la loro libertà inizia dove comincia quella degli altri. È una concezione impegnativa di libertà. Perché questa non è un bene di cui ci si possa appropriare a discapito di qualcun altro, ma un'attività che può darsi soltanto in relazione con gli altri. Da questo punto di vista, i compagni somigliano agli amici, se non fosse che non occorre volersi bene per lottare insieme. Certo, dal cammino percorso insieme potranno nascere relazioni di amicizia e addirittura amori, oltre che stima reciproca. Ma non è la semplice condivisione di valori o l'affetto a rendere compagni due esseri umani. È la lotta intrapresa in nome di quei valori a elevare di un grado superiore le relazioni di affetto che possono unire due amici. Non deve dunque stupire che spesso siano proprio le figure più detestate a rivelarsi i migliori compagni di lotta, i maestri. Ebbene, il protagonista di questa storia è un maestro realmente esistito. Reali sono gli eventi che proverò a raccontare. È possibile, anzi è probabile, che a molti questa storia sembrerà inverosimile. Di certo è una storia provocatoria, ma in fondo questa sensazione non invalida nulla della storia che sto per raccontare. Vi erano a quei tempi molti uomini di buona volontà che si preoccupavano dell'istruzione del popolo. Uomini d'ordine volevano elevare il popolo al di sopra dei suoi appetiti brutali. Uomini della rivoluzione volevano condurlo alla coscienza dei suoi diritti. Uomini di progresso auspicavano, attraverso l'istruzione, l'attenuazione del divario tra le classi. Uomini dell'industria sognavano di offrire tramite essa i mezzi di una promozione sociale alle migliori intelligenze del popolo. Tutte queste buone intenzioni si urtavano ad un ostacolo. Gli uomini del popolo hanno poco tempo e ancor meno denaro da dedicare a questa istruzione. Così si cercavano i mezzi economici di diffondere il minimo di istruzione ritenuto, secondo i casi, necessario e sufficiente per il miglioramento delle popolazioni laboriose. Tra i progressisti e gli industrialisti un metodo era, a quei tempi, particolarmente considerato, l'insegnamento mutuale. Questo metodo permetteva di riunire in un vasto locale un gran numero di allievi divisi in squadre, dirette dai più avanzati, promossi al rango di sorveglianti. In tal modo l'ordine e la lezione del maestro si diffondevano tramite la cinghia di trasmissione dei sorveglianti in tutta la popolazione da istruire. Il colpo d'occhio piaceva agli amici del progresso. È così che la scienza si diffonde dal vertice fino alle intelligenze più modeste. La felicità e la libertà scendevano al suo seguito. Questa sorta di progresso per Jacotot era sospetta. Maneggio perfezionato, diceva. Ciò che egli sognava sotto il nome di educazione mutuale era altra cosa.
e cioè che ciascun ignorante potesse divenire per un altro ignorante il maestro, capace di rivelargli il suo potere intellettuale. Più esattamente, il suo problema non era l'istruzione del popolo. Si istruiscono le reclute arruolate sotto la propria bandiera, i subalterni che devono poter comprendere gli ordini. Il popolo che si vuole governare in senso progressista, si intende, senza diritto divino e secondo la sola gerarchia delle capacità. Il suo problema speciale era l'emancipazione, che ciascun uomo del popolo potesse concepire la propria dignità d'uomo, prendere la misura della propria capacità intellettuale e decidere del suo uso. Gli amici dell'istruzione assicuravano che quest'ultima fosse la condizione di una vera libertà. Dopodiché riconoscevano di buon grado di dovere un'istruzione al popolo, salvo disputare su quale gli avrebbero effettivamente fornito. Jacotot non vedeva quale libertà potesse mai risultare per il popolo dai doveri dei suoi istruttori. Avvertiva al contrario in tutta questa storia una nuova forma di abbruttimento. Chi insegna senza emancipare abbruttisce. E chi emancipa non deve preoccuparsi di ciò che l'emancipato debba o non debba apprendere. Apprenderà ciò che vorrà, forse anche nulla. Saprà però di poter apprendere perché la stessa intelligenza è all'opera di tutte le produzioni dell'arte umana e perché un uomo può sempre comprendere la parola di un altro uomo. Lo stampatore di Jacotot aveva un figlio un po' lento. Si disperava di potergli dare una professione. Jacotot gli insegnò l'ebraico, dopodiché il bambino divenne un eccellente litografo. L'ebraico va da sé, non gli servì mai a nulla, se non a sapere ciò che ignoreranno sempre le intelligenze meglio dotate e più istruite. Non si trattava di ebraico. Le cose erano dunque chiare. Non si trattava di un metodo per istruire il popolo, era un annuncio rivolto ai poveri. Essi potevano tutto ciò che può un uomo, era sufficiente annunciarlo. Jacotot decise di dedicarsi interamente a questo annuncio. Proclamò che è possibile insegnare ciò che si ignora e che un padre di famiglia, povero e ignorante, può, se è emancipato, educare i propri figli senza il soccorso di un maestro che spieghi. E indicava lo strumento di questo insegnamento universale: imparare qualcosa e rapportarvi tutto il resto secondo questo principio. Tutti gli uomini possiedono un'intelligenza uguale. Ci fu scalpore a Lovanio, a Bruxelles, all'Aia, ci si mise in viaggio da Parigi e da Lione, si venne dall'Inghilterra e dalla Prussia ad ascoltare la novella, la si portò a San Pietroburgo, a New Orleans, la voce corse fino a Rio de Janeiro. Per qualche anno la polemica infuriò e la Repubblica del Sapere vacillò fin dalle fondamenta. E tutto questo perché un uomo di spirito, uno scienziato di fama ed un padre di famiglia virtuoso era divenuto folle per non aver saputo l'olandese. Era appena iniziata l'età che sarebbe stata ricordata dai posteri all'insegna della Restaurazione. A Vienna le potenze vincitrici avevano da poco smantellato l'impero napoleonico. Era insediato sul loro trono i sovrani spodestati da rivoluzioni e conquiste napoleoniche. L'assolutismo monarchico e gli annessi privilegi concessi a clero e nobiltà vennero ripristinati. Ebbene, fu proprio il ritorno dei Borboni a costringere il deputato Joseph Jacotot a lasciare Digione, la città in cui viveva e lavorava, e a chiedere ospitalità a Lovanio. Non erano ancora scoppiate le prime insurrezioni per rivendicare costituzioni liberali e indipendenza nazionale dai popoli soggiogati dal dominio straniero, quando, correva l'anno 1818, questa piccola città dei Paesi Bassi divenne il teatro di una rivoluzione pedagogica innescata dal caso. Joseph Jacotot, questo è il nome del nostro protagonista, di mestiere lettore di francese all'Università di Lovanio, non conosceva nulla della lingua olandese parlata dai suoi allievi. L'ostacolo fu aggirato grazie a un'edizione bilingue del Télémaque di Fénelon. Dopo averla consegnata agli studenti, tramite un interprete, Jacotot chiese loro di imparare il testo francese aiutandosi con la traduzione e di ripetere incessantemente quanto avevano appreso. L'esperimento superò le più rosee aspettative. Gli allievi appresero ciò che prima ignoravano senza l'intermediazione della spiegazione del maestro. Il risultato fu così destabilizzante da non mettere in dubbio soltanto la presunta necessità delle spiegazioni,
ma la loro stessa legittimità. Tale fu la rivoluzione che questo esperimento del caso provocò nel suo spirito. Fino ad allora aveva creduto ciò che credono tutti i professori coscienziosi, che il gran compito del maestro è di trasmettere le proprie conoscenze ai suoi allievi, al fine di elevarli per gradi verso la sua coscienza. Egli sapeva, come costò, che non si tratta per nulla di ingozzare gli allievi di nozioni e di farle ripetere come a pappagalli, ma sapeva anche quanto fosse necessario evitare quei sentieri del caso ove si smarriscono gli spiriti ancora inetti, a distinguere l'essenziale dall'accessorio ed il principio dalla conseguenza. In breve, l'atto essenziale del maestro consisteva nello spiegare, estrarre gli elementi semplici delle conoscenze e accordare la loro semplicità di principio alla semplicità di fatto che caratterizza gli spiriti giovani e ignoranti. Insegnare era, in un unico movimento, trasmettere delle conoscenze e formare degli spiriti, conducendoli, secondo una progressione ordinata, dal più semplice al più complesso. In tal modo l'allievo si elevava, tramite l'appropriazione ragionata del sapere e la formazione del giudizio e del gusto, all'altezza che la sua destinazione sociale gli richiedeva e si preparava a farne l'uso consono a tale destinazione. Insegnare, perorare o governare per le elite letterate, inventare, disegnare o fabbricare strumenti per le nuove avanguardie che si cercava in quel momento di trarre dall'elite popolare. Nella carriera scientifica delle nuove scoperte per gli spiriti dotati di un ingegno particolare. Senza dubbio, i percorsi di quegli uomini di scienza divergevano sensibilmente dall'ordine ragionato dei pedagoghi. Ma di questa circostanza non vi era alcun argomento da trarre contro un tale ordine. Al contrario, bisogna innanzitutto aver acquisito una formazione solida e metodica per dare impulso alle singolarità del genio. Post hoc ergo propter hoc. Così ragionano tutti i professori coscienziosi. Così aveva ragionato Joseph Jacotot in 30 anni di mestiere. Ed ecco il granello di sabbia veniva per puro caso di intrufolarsi nell'ingranaggio. Non aveva fornito ai suoi allievi alcuna spiegazione sui primi elementi della lingua. Non aveva spiegato loro l'ortografia, le coniugazioni. Essi avevano cercato da soli le parole francesi che corrispondevano alle parole note e le ragioni delle loro desinenze. Avevano appreso da soli a combinarle per comporre a loro volta delle frasi francesi, frasi di cui l'ortografia e la grammatica si facevano sempre più esatte, mano a mano che i giovani proseguivano nella lettura del libro, ma soprattutto frasi da scrittori e non da scolari. Le spiegazioni del maestro erano forse superflue? O se non lo erano, a chi e a cosa erano allora utili? La spiegazione risponde a quella che potremmo chiamare un'illusione magistrale. Quella della spiegazione è infatti, a tutti gli effetti, un'arte del distanziamento. Con essa, i maestri che si oppongono alla brutalità di certi metodi che pretendono di insegnare attraverso addirittura punizioni corporali, finiscono per padroneggiare e gestire la distanza che separa la materia insegnata e il soggetto da istruire. Solo che questa arte della distanza si fonda su una finzione autointeressata del maestro, che non osa confessare quali siano gli interessi di parte che asseconda. Sì, perché contrariamente alle pretese di certi seguaci del progresso, non è l'incapacità dell'allievo a giustificare la spiegazione, ma questa arte della distanza ad aver bisogno dell'incapacità dell'allievo. La spiegazione, cito dal maestro ignorante di Jacques Rancière, interamente incentrato sull'avventura intellettuale del nostro Jacotot, non è necessaria per rimediare a una incapacità di comprendere. È, al contrario, tale incapacità la finzione che struttura la concezione del mondo fondata sulla spiegazione. È colui che spiega ad aver bisogno dell'incapace come tale. Spiegare qualcosa a qualcuno significa anzitutto dimostrargli che non può comprendere da solo. Era bastato questo unico esperimento riuscito a Jacotot per rifiutare la falsa alternativa tra interrogare e punire
o spiegare e abbruttire. Se le bacchettate paternalistiche di certi insegnanti tradizionali feriscono, le spiegazioni illuminanti di chi insegna finiscono per abbruttire anziché per emancipare chi avrebbe tutto da imparare. Il bambino che recita pappagallo sotto la minaccia delle botte obbedisce alla férula ed è tutto. Applicherà ad altro la propria intelligenza. Ma il piccolo, cui si è spiegato, investirà la propria intelligenza in questo lavoro del lutto, comprendere, cioè comprendere che non comprende se non gli si spiega. Non è più alla férula che si sottomette, è alla gerarchia del mondo delle intelligenze. Le spiegazioni degli insegnanti non fanno altro che riproporre, in maniera più subdola, il vecchio metodo a cui pretendono di opporsi. Il vecchio metodo sa ciò che vuole. L'abbruttimento è opera di conseguenza. I progressivi, quanto a loro, vorrebbero invece liberare gli spiriti e promuovere le capacità popolari. Ma ciò che propongono è perfezionare l'abbruttimento, perfezionando le spiegazioni. La necessità l'aveva costretto a mettere interamente fuori gioco la propria intelligenza, quella stessa intelligenza mediatrice del maestro che lega l'intelligenza impressa nelle parole scritte a quella dell'apprendista. E d'un colpo aveva soppresso quella distanza immaginaria che è il principio dell'abbruttimento pedagogico. Tutto si era necessariamente giocato tra l'intelligenza di Fenelon, che aveva voluto fare un certo uso della lingua francese, quella del traduttore, che aveva voluto darne un equivalente olandese, e la loro intelligenza di apprendisti che volevano apprendere la lingua francese. Ed era apparso che nessun'altra intelligenza era in realtà necessaria. Senza pensarvi, aveva fatto scoprire loro ciò che egli stesso scopriva con loro. Tutte le frasi, e di conseguenza tutte le intelligenze che le producono, hanno un'identica natura. Comprendere non è mai diverso da tradurre, cioè fornire l'equivalente di un testo, ma non la sua ragione. Non vi è nulla dietro una pagina scritta, nessun doppio fondo che necessiti il lavoro di un'intelligenza altra, quella di colui che spiega. Non vi è una lingua di maestro, una lingua della lingua le cui frasi e parole abbiano il potere di dire la ragione delle frasi e parole di un testo. Gli studenti fiamminghi ne avevano fornito la prova. Per parlare di Telemaque, non avevano a disposizione altro che le parole di Telemaque. Sono dunque sufficienti le frasi di Fenelon per comprendere le frasi di Fenelon e per dire ciò che di esse si è compreso. Apprendere e comprendere sono due maniere di esprimere il medesimo atto di traduzione. Non vi è nulla al di qua dei testi se non la volontà di esprimersi, cioè di tradurre. Se avevano compreso la lingua imparando Fenelon, non era semplicemente grazie alla ginnastica che confronta una pagina a sinistra ad una destra. Non è l'attitudine a cambiare colonna che conta, ma la capacità di dire ciò che si pensa nelle parole degli altri. Non è dunque per nulla affatto il cammino, la maniera ad emancipare o abbruttire, è il principio. Il principio di ineguaglianza, il vecchio principio, abbruttisce qualunque cosa si faccia. Il principio d'eguaglianza, il principio Jacotot, emancipa quale che sia il procedimento, il libro, il fatto cui esso s'applica. Il problema è rivelare a se stessa un'intelligenza. Qualunque cosa può servire a tal fine. È Telemaque, può essere una preghiera, una canzone che il bambino o l'ignorante sanno a memoria. Vi è sempre qualcosa che l'ignorante conosce, che può servire da termine di paragone, qualcosa a cui è possibile riferire una cosa nuova da conoscere. Ne testimonia quel fabbro ferraio che fa tanto d'occhi quando gli si dice che lui, proprio lui, può leggere, ma se non conosce nemmeno le lettere. Eppure, che si dia la pena di gettare lo sguardo su quel calendario. Non conosce forse l'ordine dei mesi? Non può forse individuare gennaio, febbraio, marzo? Sa contare un poco. E chi gli impedisce di contare pian piano, seguendo le linee, per riconoscervi scritto ciò che già sa? Sa di chiamarsi Guillaume e che il suo compleanno è il 16 gennaio. Saprà dunque ritrovare la parola. Sa che febbraio ha 28 giorni. Vede bene che una colonna è più breve delle altre, riconoscerà 28 e così di seguito. Vi è sempre qualcosa che il maestro può comandargli di ritrovare.
su cui può interrogarlo e verificare il lavoro della sua intelligenza. Rinunciare alla spiegazione non significa però abdicare al ruolo da maestri. Il maestro ignorante insegna per l'appunto che non ha nulla da spiegare. Questa ammissione non significa abbandonare chi avrebbe tutto da imparare alle potenzialità infinite della sua intelligenza. Al contrario, prelude alla più onerosa delle assunzioni di responsabilità da parte del maestro e della controparte. Rinunciando a spiegare, i maestri ignoranti come Jacotot accettano la sfida di emancipare i loro allievi. Non si tratta di una questione di metodo, come sostengono i progressivi che sostituiscono alle bacchettate le spiegazioni. È in gioco piuttosto un principio fondato sul riconoscimento dell'uguaglianza delle intelligenze coinvolte in qualsiasi relazione pedagogica. Costringendo la volontà del proprio figlio, il padre di famiglia, povero, verifica che quest'ultimo abbia la sua stessa intelligenza, che cerchi come lui. E ciò che il figlio, dal canto suo, ricerca nel libro è l'intelligenza di colui che ha scritto il libro, per verificare che essa proceda bene come la propria. Questa reciprocità è il cuore del metodo emancipatore, il principio di una filosofia nuova che il fondatore, accoppiando due parole greche, ha battezzata panecastica, poiché essa cerca il tutto dell'intelligenza umana in ciascuna manifestazione intellettuale. Non l'aveva indubbiamente ben compreso quel possidente che inviò il proprio giardiniere a formarsi a Lovagno per farne il precettore del proprio figlio. Non vi sono prestazioni pedagogiche particolari da attendersi da un giardiniere emancipato o da un maestro ignorante in generale. Ciò che può essenzialmente un emancipato è essere a sua volta emancipatore. Fornire non già la chiave del sapere, ma la coscienza di ciò che può un'intelligenza, allorché prenda a considerarsi come uguale ad ogni altra e consideri ogni altra come uguale a se stessa. L'emancipazione è la coscienza di questa uguaglianza, di questa reciprocità che sola permette all'intelligenza di attualizzarsi tramite la verifica. Ciò che abbruttisce il popolo non è il difetto di istruzione, ma la credenza nell'inferiorità della propria intelligenza. E ciò che abbruttisce gli inferiori abbruttisce al tempo stesso anche i superiori, perché solo verifica la propria intelligenza colui che parla ad un proprio simile capace di verificare l'uguaglianza delle due intelligenze. Ma lo spirito superiore si condanna a non essere affatto inteso dagli inferiori. Non si accerta della propria intelligenza se non a condizione di squalificare coloro che potrebbero restituirne il riconoscimento. Ma questa fede nell'eguaglianza intellettuale e nella superiorità della propria intelligenza non è per nulla peculiarità dei sapienti e dei poeti laureati. La sua forza viene dal fatto che essa avvolge tutta la popolazione, e ciò sotto l'apparenza stessa dell'umiltà. Non posso, vi dichiarerà quell'ignorante che voi incitate a istruirsi, io sono solo operaio. Osservate bene tutto ciò che cela questo sillogismo. Innanzitutto, non posso significa non voglio. Perché mai dovrei fare un tale sforzo? Il che vuole anche dire potrei farlo senza dubbio perché sono intelligente, ma sono operaio. La gente come me non può farlo. Il mio vicino non può. E a cosa mi servirebbe, dato che poi avrei a che fare solo con degli imbecilli? Così funziona la fede nella disuguaglianza. Non vi è alcuna mente superiore che non possa trovarne una più superiore ancora ad umiliarla. Non vi è alcuna mente inferiore che non ne trovi una più inferiore ancora da spregiare. La toga professorale di Lovagno è ben poca cosa a Parigi. E l'artigiano di Parigi sa quanto gli sono inferiori gli artigiani di provincia, i quali sanno, dal canto loro, quanto i contadini siano arretrati. Il giorno in cui questi ultimi penseranno, quanto a loro, di essere loro a sapere le cose laddove la toga di Parigi poggia su di una cappalucciola, il cerchio sarà chiuso. La superiorità universale degli inferiori si unirà all'inferiorità universale dei superiori per costruire un mondo in cui alcuna intelligenza non potrà riconoscersi nella propria eguale. La ragione si perde
là dove un uomo parla ad un altro uomo che non può replicargli. Non esiste più bello spettacolo, e non ve ne è di più istruttivo, dello spettacolo di un uomo che parla. Ma l'uditore deve riservarsi il diritto di pensare a ciò che ha appena ascoltato e il parlante deve indurlo a ciò. Occorre dunque che l'uditore verifichi se il parlante sia attualmente nella propria ragione, se ne esca, se vi rientra. Senza una tale verifica autorizzata, necessitata perfino dall'uguaglianza delle intelligenze, io non vedo in una conversazione che un discorso tra un cieco e il suo cane. Si può insegnare ciò che si ignora solo se si emancipa l'allievo costringendolo a usare la propria intelligenza. Ma che cosa vuol dire concretamente emancipare insegnando? Significa anzitutto scongiurare il rischio della distrazione dell'allievo sintonizzando la sua volontà sulla medesima lunghezza d'onda della propria. Gli errori, da questo punto di vista, sono parte integrante di ogni processo conoscitivo. La loro comparsa non tradisce mai un deficit cognitivo o l'intrusione di passioni estranee al processo stesso, ma una carenza della volontà. Il maestro ignorante deve frapporre il prodotto di un'intelligenza altra, quella di un autore di un libro, oppure di una canzone, oppure di una poesia, in rapporto alla quale l'intelligenza propria e quella dell'allievo possano entrare in una relazione di reciprocità. E oltre a fare questo, oltre a frapporre il prodotto di un'altra intelligenza fra la propria e quella dell'allievo, deve interrogare quest'ultimo e verificarne l'attenzione. Allo stesso tempo, però, il maestro deve rinunciare a subordinarne l'intelligenza alla propria. Deve spronare l'allievo a tradurre ciò che apprende, ovvero a riformulare a modo proprio le parole altrui. Questo esercizio di traduzione non vale soltanto per il testo bilingue del Telemach. Questo esercizio di traduzione non è neanche il prodotto di una genialità coltivata, ma si fonda interamente sul lavoro infaticabile e sulla ripetizione dell'allievo. Contro la follia retorica che consiste nell'arte di ragionare che si sforza di annientare la ragione dietro lo schermo del suo sembiante, ogni comprensione è un atto di traduzione, ed è un atto di traduzione che ci fa parlare da poeti, perché presuppone la capacità di dire ciò che pensiamo nelle parole degli altri, di rendere comuni le manifestazioni della propria intelligenza. L'atto dell'intelligenza consiste nel vedere e nel paragonare ciò che si vede. Essa vede innanzitutto in modo casuale. Dovrà quindi cercare di ripetere, di creare le condizioni per vedere di nuovo ciò che ha già visto, per vedere dei fatti simili, per vedere dei fatti che potrebbero essere la causa di ciò che ha visto. Dovrà anche formare delle parole, delle frasi, delle figure per dire ad altri ciò che ha visto. In breve, non se ne dolgano i geni, il modo più frequente di esercizio dell'intelligenza è la ripetizione. E la ripetizione annoia. Il primo vizio è la pigrizia. È più facile assentarsi, vedere a mezzo, dire ciò che non si vede, dire ciò che si crede di vedere. Così si formano delle frasi d'assenza, dei quindi che non traducono alcuna avventura della mente. Non sono capace, non posso, non è il nome di alcun fatto. Nulla accade nella mente che corrisponde a questa asserzione. A essere precisi, essa non vuol dire nulla. Così la parola si riempie o si svuota secondo che la volontà costringa o rilasci il cammino dell'intelligenza. La significazione è opera della volontà. Tale è il segreto dell'insegnamento universale. È anche il segreto di coloro che si chiamano geni. Il lavoro infaticabile per piegare il corpo delle abitudini necessarie, per comandare all'intelligenza di formare nuove idee, nuove maniere di esprimerle. Per rifare volontariamente ciò che il caso aveva prodotto e per convertire le circostanze infelici in possibilità di riuscita. Autentica modestia del genio, cioè dell'artista emancipato. Egli adopera tutta la propria potenza, tutta la propria arte per mostrarci il suo poema come assenza di un altro di cui egli stesso ci attribuisce una conoscenza pari alla sua. Ci si crederà sì, e si ha ragione.
Questa credenza non ha nulla a che vedere con una sbruffonata. Essa non implica in alcun modo l'idea che i nostri versi valgano quanto quelli di Racine, né che presto lo varranno. Ma significa innanzitutto che noi comprendiamo ciò che Racine ha da dirci, che i suoi pensieri non sono affatto di un altro genere rispetto ai nostri e che le sue espressioni si compiono solo grazie alla nostra controtraduzione. Noi sappiamo innanzitutto attraverso di lui che noi siamo uomini come lui e conosciamo parimenti attraverso di lui la potenza della lingua che ci fa conoscere ciò tramite l'arbitrarietà dei segni. La nostra uguaglianza con Racine la conosciamo come frutto del lavoro di Racine. Il suo genio risiede nell'aver operato secondo il principio dell'uguaglianza delle intelligenze, nel non essersi creduto superiore a coloro cui si rivolgeva, nell'aver anzi operato per coloro che gli predicevano un successo effimero. Ci resta da verificare questa uguaglianza, da conquistare questa potenza tramite il nostro proprio lavoro. Questo non vuol dire fare delle tragedie uguali a quelle di Racine, ma impiegare altrettanta attenzione, altrettanta ricerca dell'arte per raccontare ciò che sentiamo e farlo provare agli altri tramite l'arbitrarietà della lingua o tramite la resistenza della materia all'opera delle nostre mani. La lezione emancipatrice dell'artista, diametralmente opposta alla lezione abbruttente del professore, è questa. Ciascuno di noi è artista nella misura in cui effettua un doppio procedimento. Non si contenta d'essere uomo di mestiere, ma vuol fare di ogni lavoro un mezzo d'espressione. Non si contenta di avvertire qualcosa, ma cerca di far condividere. L'artista ha bisogno dell'eguaglianza come colui che spiega ha bisogno dell'ineguaglianza e abbozza così il modello di una società ragionevole in cui proprio ciò che è esteriore alla ragione, la materia, i segni del linguaggio, è attraversato dalla volontà ragionevole, quella di raccontare e di far provare agli altri ciò in cui si è simile a loro. Volontà sintonizzate e rispetto dell'intelligenza altrui diventano gli elementi fondamentali di un'equazione capace di emancipare. L'intelligenza sta all'attenzione come la volontà sta alla potenza. Attenzione però, il rapporto fra volontà e potenza dell'allievo diventa un fattore di emancipazione se e solo se riconosce l'uguaglianza delle intelligenze coinvolte nella relazione educativa. Non esistono scorciatoie, insomma. Per manifestarsi, l'intelligenza dell'allievo richiede attenzione, lavoro, ripetizione, ed è compito dei maestri appassionarli a questo lavoro infaticabile. Viceversa, l'allievo potrà imparare ciò che il maestro ignora solo se il maestro crederà nell'uguale potenza della sua intelligenza. Nessun maestro può emancipare se non è a sua volta emancipato. Emancipare insegnando significa, quindi, trasmettere ad altri la fiducia nelle proprie capacità. L'emancipazione non è altro che una presa di coscienza della naturale uguaglianza delle intelligenze fra maestro e allievo. Nulla di più lontano, a pensarci bene, dalle ingiunzioni neoliberali dei nostri giorni a una sorta di superomismo di massa. Jacotot non è e non sarà mai l'autore di uno di quegli innumerevoli prontuari che promettono di diventare dei piccoli superuomini in qualsiasi campo della vita. Il suo insegnamento universale non si presta a titoli da bestseller come «è facile diventare un genio se sai come farlo». Non può diventare funzionale allo spirito competitivo che ha contaminato ogni ambito dell'esperienza umana, perché non serve ad arrivare primi. Solo nella giungla la vita diventa tutt'uno con la sopravvivenza, con la capacità di restare in vita mentre altri competitors muoiono. L'insegnamento di Jacotot non fa che ricordarci quanta astrazione e quanto artificio ideologico vi siano nelle rappresentazioni naturalistiche della società, in cui a vincere sempre il più forte e la forza di chi sopravvive si misura dalla sua volontà di potenza. Un individuo può tutto ciò che vuole, proclama l'insegnamento universale. Ma non bisogna ingannarsi sul significato della parola volere. L'insegnamento universale non è la chiave del successo offerta agli intraprendenti dall'esplorazione dei prodigiosi poteri della volontà. Nulla è più contrario al pensiero dell'emancipazione che questa imbonitura da fiera. E il maestro si irrita
quando i discepoli aprono una loro scuola all'insegna del motto chi vuole può. La sola insegna che valga è quella dell'uguaglianza delle intelligenze. L'insegnamento universale non è un metodo per pescecani. È senza dubbio vero che gli ambiziosi e i conquistatori ne offrono un esempio selvaggio. La loro passione è una fonte inesauribile di idee e ben presto arrivano a dirigere impeccabilmente generali, scienziati e finanzieri di cui ignorano la scienza. Ma ciò che ci interessa non è questo effetto da teatro. Ciò che gli ambiziosi guadagnano in potenza intellettuale per il fatto di non ritenersi inferiori a chi che sia, lo riperdono giudicandosi superiori a tutti gli altri. Ciò che ci interessa è l'esplorazione dei poteri di ciascun uomo quando si giudica uguale a tutti gli altri e giudica tutti gli altri uguali a lui. Per volontà, noi intendiamo questo ritorno su di sé dell'essere ragionevole, che si conosce come agente. È questo focolaio di razionalità, questa coscienza, questa stima di sé in quanto essere ragionevole, in atto, ad alimentare il movimento dell'intelligenza. L'essere ragionevole è innanzitutto un essere che conosce la propria potenza, che non mente a se stesso a proposito di essa. Annunciare a tutti, in ogni luogo e circostanza, che si può insegnare ciò che si ignora, indipendentemente dal proprio grado di formazione e condizione materiale, senza mai confondere l'emancipazione con la semplice fuoriuscita dall'ignoranza, perché il problema non è produrre dei sapienti. L'ostacolo più grande che si possa incontrare lungo il cammino dell'emancipazione è il disprezzo di sé, che impedisce di diventare emancipati e di emancipare a propria volta. E se chi oggi si ispira alle pratiche mutualistiche di 2 secoli fa non avesse che da imparare anche questa lezione? In fondo, non abbiamo davvero nulla da insegnare a nessuno con i nostri sportelli mutualistici quando mettiamo in comune competenze, disponibilità, risorse proprie per rispondere ai bisogni socialmente diffusi di un territorio, se non che qualunque attivista ha qualcosa da imparare dagli altri e dalle altre e che queste persone hanno qualcosa da insegnare, da insegnarci. Quella del maestro ignorante è una lezione difficile da accettare, prima ancora che da imparare. Soprattutto, ribadisce che il compito dei luoghi preposti alla formazione e alla cultura non è certo quello di preparare meglio i giovani e le giovani a diventare buoni lavoratori e buone lavoratrici. Una pretesa questa, che non a caso si è venuta affermandosi pubblicamente dopo che anche i figli degli operai hanno avuto accesso ai luoghi di formazione del sapere. Come se nei fatti la cultura e la formazione di sé dovessero restare privilegio di pochi. La lezione del maestro ignorante disintegra i pretesti e dimostra con l'autorevolezza del proprio esempio che la cultura può diventare un'arma concretissima di lotta, quando concepita come uno strumento di emancipazione anziché di autopromozione. Ci ricorda, ancora una volta, che anche gli operai e qualunque lavoratore e lavoratrice precaria avrebbe diritto di imparare il clavicembalo, con buona pace dei padroni. Il contratto è stato appena firmato. Qual è il vostro primo giudizio? Beh, il nostro giudizio è quello che si tratta di una vittoria molto importante per l'intero movimento sindacale italiano, non solo per i contenuti che il contratto porta con sé, per le conquiste che sanziona e che sembravano a molti tra i nostri avversari utopistiche o impossibili ancora qualche settimana fa. Grazie, complimenti. Ciao, una delle novità del contratto, insieme all'inquadramento unico e strettamente legata ad esso, è stata la conquista di un monte ore di 150 ore lavorative retribuite per la formazione culturale dei lavoratori e per il recupero dell'obbligo scolastico da parte degli operai che non hanno la licenza media. Per avervi diritto, ciascun operaio deve completare le ore conquistate sul lavoro con almeno altrettante prese sul suo tempo libero, portando il monte ore destinato allo studio a un minimo di 300. Si è trattato di un capitolo apparentemente anodino, quasi marginale del contratto, che però ha sorpreso i padroni e ne ha provocato una canita resistenza e ha suscitato curiosità e dibattito nell'opinione pubblica più vasta in Italia e all'estero. Come mai?
Cosa avevano sollevato i metalmeccanici con questa rivendicazione? La risposta sta nel fatto che per la prima volta nella storia del sindacalismo la fabbrica e la scuola pubblica venivano legate organicamente come obiettivi paralleli e simultanei di un'unica strategia di lotta, e si poneva in concreto l'esigenza dell'egemonia culturale da parte delle classi subalterne nella società capitalista. Lo studio così conquistato sull'orario di lavoro non doveva più essere subordinato alle logiche produttive del capitale, ma riconosciuto come un diritto permanente e liberamente fruito da parte di tutti i lavoratori, indipendentemente da ogni finalizzazione professionale. La controparte padronale tentò di dimostrare l'inconsistenza e la paradossalità della richiesta sindacale, domandando se un lavoratore avrebbe avuto diritto di studiare il clavicembalo. Il sindacato insistette sul significato fondamentale della rivendicazione, confermando in principio il diritto di studiare anche il clavicembalo.